Salve a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Se sei nuovo iscritto, benvenuto sull'Uncinetto d'Argento. Oggi vi vado a mostrare il tutorial di questa piccola meraviglia. Si tratta di una pochette ispirata al modello di pochette Missoni che ha spopolato nelle ultime sfilate della moda. I materiali, come sempre, sono di Fata Morgana e i punti di forza di questa pochette sono due: oltre allo splendido abbinamento dei colori e a questa catena personalizzata, il bello è che ho scelto un modello di catena che può essere cambiato a seconda dei gusti grazie a questi laterali con moschettone che permettono l'aggancio o meno della catena. Quindi, se ad esempio volete utilizzare questa pochette a mano senza catena, avete sempre questa possibilità di farlo. Sono felicissima di aver realizzato questa pochette con punto nocciolina che vedete ricopre quasi tutta la superficie. L'ho foderata e per la prima volta ho utilizzato il termoindurente, quindi siate clementi, ho fatto un tentativo, era veramente la prima volta per me. Quindi passo a spiegarvi i materiali e ci vediamo alla fine del nostro tutorial. Per realizzare questo tutorial abbiamo bisogno di diversi materiali. Per il nostro tutorial ci serviranno 500 g di cordino taisuan giallo e una buona parte di cordino taisuan color marrone. Utilizzerò poi questa catena decorativa in resina in color marrone e color giallo con macchioline di decoro sempre in color marrone. Avrò bisogno di un uncinetto numero 3, di una gotiera fettuccia. Userò poi una catena dorata, anelli e attacchi per gli anelli direttamente sulla pochette e una chiusura. Vedete inoltre che ho del termoindurente che utilizzerò per la prima volta per farvi vedere come si attacca e poi andremo a foderare la borsa e ad assemblarla insieme. La nostra lavorazione comincia con il filato di colore giallo che costituirà il corpo della pochette. Avviate 26 catenelle e fate una catenella in più che vi permette di girare il vostro lavoro e andiamo a fare tante maglie basse quante sono il numero delle catenelle sottostanti. Vado quindi ad entrare nel foro subito dopo l'uncinetto e faccio una maglia bassa e continuo così per tutte le catenelle che mi si presentano. Quando avete terminato il vostro giro di maglie basse, dovete fare una catenella per girare il lavoro. Giro tutto e da qui inizia la lavorazione con le noccioline. Come procediamo? Lungo questo giro dobbiamo avere 6 noccioline intervallate da 3 maglie basse. Quindi avremo 3 maglie basse, una nocciolina, 3 maglie basse, una nocciolina, 6 noccioline e 3 punti vi devono avanzare di maglie basse per terminare il giro. Quindi io adesso vado a fare le mie prime 3 maglie basse, una, due, e tre, e vado a fare il mio primo punto nocciolina. Come si fa il punto nocciolina? Si mette il filo sull'uncinetto e si va ad entrare nella maglia bassa successiva. Si porta fuori il filo e si va sempre a chiudere le prime 2 maglie sul nostro uncinetto, in questo modo. Si rientra nuovamente mettendo il filo sull'uncinetto nella stessa maglia che ho appena lavorato. Porto fuori il filo e chiudo le prime 2 maglie. Una e due. Vedete che ho 3 asole adesso sul mio uncinetto. Ripeto l'operazione per l'ultima volta, quindi la nocciolina che io vado a fare è formata da 3 maglie alte. C'è anche chi le fa di 5, ma io personalmente, lavorando con l'uncinetto numero 3, mi trovo meglio a farne 3, perché comunque sono sì noccioline evidenti anche senza essere fatte da 5 punti. A questo punto ho 4 asole sul mio uncinetto, metto su il filo e le vado a chiudere insieme. Vedete che si forma questa sorta di pallina.
come termino il mio punto nocciolina? Vado a fare una maglia bassa nella maglia bassa successiva. Quindi entro col mio uncinetto e faccio una maglia bassa. Ed ecco che dal lato, diciamo, dritto, vedete che si forma la nostra prima nocciolina. Forse così lo vedete meglio. E la prima maglia bassa che io ho fatto non è altro che è la prima delle tre maglie basse che distanzieranno il futuro punto nocciolina. Quindi adesso andrò a fare altre due maglie basse. Una e due. E nel punto successivo farò il nuovo punto nocciolina. Continuerò in questo modo finché avrò 6 noccioline e mi lascio le 3 maglie basse per terminare il mio giro. Ho terminato quindi di fare le mie 6 noccioline e ho fatto 3 maglie basse negli ultimi 3 punti. Faccio una catenella e giro il mio lavoro. Questo è il momento in cui la nostra Missoni inizia a prendere la sua classica forma svadata. Come faccio a dargli questa forma? Nella prima maglia successiva, quindi subito dopo la mia catenella, andrò a fare un aumento, quindi farò 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi entro dentro, faccio una maglia bassa e ne faccio una seconda. In questo modo e continuo a una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Quindi, avendo fatto noi 3 maglie basse di stacco all'inizio, dovremmo farne altre 2 in questo modo e ci troviamo quindi poi davanti alla nostra nocciolina. La maglia bassa che andiamo a fare si fa in questo punto, quindi vado ad entrare, vedete, nelle 2 maglie più esterne rispetto a tutto il, diciamo, bozzo della nostra nocciolina e faccio una maglia bassa normalissima, quindi tiro fuori il mio filo e faccio una maglia bassa. Nel punto successivo avrò di nuovo una maglia bassa così anche per gli altri 2 punti successivi, che sono i 3 punti di stacco, se vi ricordate, che abbiamo fatto tra una nocciolina e l'altra. Qui ho di nuovo la mia nocciolina, quindi vado ad entrare in queste 2, ve le faccio vedere perché è importantissimo, maglie, e faccio una maglia bassa. Continuo così fino alla penultima maglia bassa. Ho fatto tutto il mio giro di maglie basse e sono arrivata alla penultima, dove mi sono fermata. Nell'ultima maglia bassa che ho davanti dovrò fare di nuovo l'aumento che ho fatto a inizio giro, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia bassa. Quindi vado ad entrare dentro e faccio una maglia bassa. Rientro nello stesso punto e faccio una seconda maglia bassa. In questo modo ho fatto i primi 2 aumenti per dare alla Missoni la sua forma. Faccio sempre una catenella per voltare il mio lavoro e a questo punto dobbiamo fare un nuovo giro di noccioline. In questo giro di noccioline, avendo fatto gli aumenti, possiamo realizzare una nocciolina in più. Perciò il primo giro è di 6 noccioline, il giro successivo è di 7 e noi vogliamo farle sfasate rispetto a quelle che abbiamo già fatto. Quindi invece che iniziare con 3 maglie basse, inizio con 2 e faccio la mia nocciolina. Poi le altre noccioline saranno sempre intervallate da 3 maglie basse di distanza. Quindi vado a fare le mie 2 maglie basse. Una e due. E faccio una nocciolina.
Ovviamente, se decidete di lavorare con un uncinetto numero 3 come sto facendo io, i passaggi successivi risultano sempre un po' più ostici. Questo perché lavorando il cordino Swan con l'uncinetto numero 3 vedete che tende già a mantenere la sua forma. Addirittura si potrebbe non irrigidire la pochette, però per essere più tranquilli io poi andrò ad indurirla. Voi potete scegliere se fare il passaggio con il termo indurente o, se avete paura di rovinare la vostra lavorazione, potete tentare il passaggio con la rete. E vado a fare le 3 maglie basse di distacco per poi fare una nuova nocciolina. 1, 2 e 3. Se giro il mio lavoro, vedete che la nocciolina nuova risulta sfalsata rispetto a quella che abbiamo lavorato. E continuo così fino alla fine del mio giro. Una volta terminato il mio giro di 7 noccioline, ovviamente, avendo iniziato con 2 maglie basse all'inizio, dovrò concludere con 2 maglie basse alla fine. Faccio sempre la mia catenella e volto il lavoro. A questo punto dovremo fare il giro di chiusura maglie basse e, come nel giro precedente, faremo degli aumenti nel primo foro che abbiamo, quindi nella maglia bassa sottostante. Quindi entro nella mia maglia bassa e faccio un aumento composto da 2 maglie basse nello stesso foro. Nei fori successivi andrò a fare una maglia bassa in ogni foro e nell'ultima maglia che andrò a lavorare farò di nuovo un aumento costituito da 2 maglie basse nello stesso foro. Mi raccomando, quando fate il giro di maglie basse, vedete che, ad esempio, io qui, avendo fatto il mio aumento, questa maglia rimane un pochino nascosta, vedete? Mi raccomando, non saltatela, perché se la saltate il numero di maglie per i giri successivi si sfalsa. Qui, come sempre, ho il mio punto nocciolina, quindi vado ad entrare nelle prime 2 e faccio la mia maglia bassa. E continuo così fino a terminare il giro nel punto dove farò di nuovo un aumento. Per fare 8 noccioline intervallate, in questo caso, dopo aver fatto la mia catenella, farò un'unica maglia bassa e inizierò subito dopo già con la prima nocciolina. Andrò poi ad alternare, sempre come negli altri giri, 3 maglie basse e una nocciolina, fino ad arrivare alla mia penultima maglia, dove farò l'ottava nocciolina e un punto basso per terminare il giro. Ho fatto la mia ultima nocciolina e la mia ultima maglia bassa e, come vedete, il pannello nella parte a trapezio è praticamente finito. Ora inizia la lavorazione del pannello nella sua parte dritta, quindi quando abbiamo fatto una catenella non dobbiamo più fare gli aumenti nell'ultimo punto di ciascun angolo, ma dobbiamo semplicemente lavorare le maglie basse così come si presentano. Questo ci permetterà quindi poi di iniziare la lavorazione in verticale, dove andremo ad alternare 7 e 8 noccioline per giro. Vi dirò poi quanti giri e quanti più o meno centimetri ho lavorato per fare tutto il mio pannello. Ovviamente voi, avendo adesso fatto 8 noccioline, dovrete andare a farne 7. Quindi ripetete gli stessi passaggi. Ci rivediamo alla fine del nostro pannello per andare a fare i laterali e il giro nella parte marrone della nostra pochette. Come potete vedere dall'immagine, ho terminato il pannello della nostra pochette Missoni. Se vi ricordate, noi ci siamo fermati all'inizio del giro con le 8 noccioline. In particolare avevamo fatto 1, 2, 3 giri. Ho fatto poi la successiva lavorazione a pannello lunga più o meno
se andiamo a calcolare intorno ai 27 centimetri. Vi dico più o meno quanti giri di noccioline sono, contando che ci eravamo fermati al terzo, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, quindi circa 18 giri di noccioline. A questo punto, dopo che ho fatto l'ultimo giro di ritorno a maglia bassa, farò una catenella e dobbiamo iniziare a fare praticamente un giro di maglie basse lungo tutto il perimetro. Ne faremo uno con il filato giallo e poi andremo a sostituire con il filato marrone per fare il nostro bordo. In ognuno degli angoli della nostra pochette, quindi qui, 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 qui e qui, dovrò fare un aumento, quindi due maglie basse nello stesso punto. Quindi nel primo punto che io qui andrò a lavorare, consideriamo che noi dobbiamo lavorare una maglia bassa per ogni maglia che ci si presenta. In particolare nel primo punto che abbiamo lavorato, quindi entriamo in questo, io andrò a fare un aumento che è quello che poi alla fine mi permette di far girare l'angolo, diciamo. Quindi io adesso ho fatto le mie due maglie basse, scappato il filo, e vado nel punto successivo dove farò una maglia bassa per ogni maglia che mi si presenta. E continuo così per tutto il giro. Io vi consiglio di fare anche due maglie basse in questa maglia, che è praticamente quella che va a chiudere la forma del nostro trapezio, e ovviamente nelle maglie degli angoli. Avendone fatta una qui, il corrispettivo all'incirca sarà in questo punto. Quando poi avete terminato il giro e vi ritrovate in questo punto, vedete qui dove abbiamo fatto la catenella, andate a sostituire il filo, come vi faccio vedere, e facciamo un ulteriore giro di maglia bassa col color marrone. Terminato quello, andiamo a preparare i laterali della nostra pochette. Arrivata a questo punto, vedete, qui ho l'ultimo punto da lavorare con una maglia bassa, ma vado a fare il cambio colore per inserire il marrone. Come si fa il cambio colore? Allora, io vado ad entrare nella mia lavorazione e mi porto fuori il filo, quindi il filo che portiamo fuori è per il momento il giallo. Vado poi a prendere il marrone e con il marrone chiuderò la lavorazione, quindi io mi metto il marrone più o meno così. Poi lo andrò a nascondere successivamente questa parte in eccesso tra le maglie e con il marrone chiudo la lavorazione. Facendo così ho praticamente fatto un cambio colore che vedrete non si andrà a vedere. Qui nell'angolo devo fare le due maglie basse di aumento, quindi entro e faccio. Vedete che praticamente il cambio colore è quasi invisibile. Quando poi chiuderemo qui con una maglia bassissima non si noterà per niente. E con il color marrone vado a rifare l'aumento in questo angolo, quello che mi permette di girare, e proseguo poi con un giro di maglie basse lungo tutto il perimetro. Sono arrivata a lavorare l'ultima maglia bassa con il filato marrone, vedete che il cambio filo non si nota e vado a fare una maglia bassissima in questo punto per chiudere la mia lavorazione. Ecco qui. A questo punto mi lascio un po' di filo e lo vado a tagliare. Faccio una sorta di
cappietto, mettiamola così, ecco, e lo andrò poi a nascondere con l'aiuto dell'ago tirafettuccia lungo la mia lavorazione. Una volta poi nascosti i fili, vedete che già la nostra similmissoni ha già assunto la sua forma. Andiamo quindi a vedere come si fanno i laterali e come applicare termoindurente e fodera alla nostra pochette. Come vedete, io qui ho già fatto un laterale e mi sono lasciata un bel po' di filo per poi andarlo a cucire. Come ho calcolato la misura del mio laterale? Se andiamo a riprendere il corpo della borsa, vi avevo detto che io avevo contato 11 maglie basse e messo il mio primo marcatore e poi altre 7. Quindi che cosa ho fatto? Ho considerato che in lunghezza, avendo da fare un giro in marrone, invece che 11 punti ne ho fatti 10 in altezza con il colore giallo, e invece che farne 7 in chiamiamola larghezza, considerando che avevo due parti in marrone, l'ho fatto di 5, quindi 5 più 2 punti in marrone e 10 o 9 come preferite, io ho voluto farlo leggermente più corto, vedete, più i due giri in marrone. Vi faccio vedere come ho iniziato la lavorazione di questo laterale in modo che voi possiate riprodurla. È una lavorazione veramente molto semplice, perché non è altro che una striscia di catenelle lavorata in verticale e poi contornata nello stesso modo con cui abbiamo contornato la nostra borsa. Quindi io cosa faccio? Mi faccio il mio solito cappio al filo. Ora qui a me è venuto un pochino largo, ecco, così è meglio. Vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio una catenella in più per girare il mio lavoro e vado a tornare indietro a maglia bassa, quindi entrerò qui e farò una maglia bassa e proseguo così per i miei 5 punti. E 5, qui vado un pochino a stringere. A questo punto cosa faccio? Faccio di nuovo una catenella e non vado a far altro che rigirare il mio lavoro e continuare con questo metodo fino a contare 9 o 10 giri. Io in questo caso ne ho fatti 10 e poi con lo stesso metodo con cui vi ho fatto vedere il cambio colore ho fatto poi tutto il perimetro del mio laterale con il filato marrone. Una volta che avrete realizzato entrambi i laterali, vi faccio vedere come si vanno ad attaccare i nostri ganci per la catenella. A questi ganci io andrò ad unire gli anelli della stessa tonalità, che una volta agganciati, vedete, in questo modo vanno poi agganciati alla nostra catena. La cosa bella di avere il moschettone è che se io voglio ad esempio avere più tracolle magari di uno stile o materiale diverso, avendo il moschettone posso intercambiarli. L'unica parte che rimane fissa ovviamente è questa. Come si agganciano questi laterali? Andiamo più o meno a cercare un punto stabile in cui far trapassare le nostre fascette. Ecco, qui per esempio siamo perfettamente al centro rispetto ai due lati, vedete, ho praticamente trapassato il tessuto. Vado a mettere
la mia fascetta facendola passare in questo modo, vedete? E poi non devo far altro, magari con l'aiuto di pinze o con le mani, così come sto facendo io, vedete? Vado a chiudere le due fascette. Ovviamente se poi fate questo procedimento con l'aiuto di un paio di pinze viene meglio. Si può fare direttamente in questo modo e poi passare sopra col termoindurente, perché tanto una volta agganciati questi, vedete, non scappano, oppure potete mettere il termoindurente e fare dei fori e inserirli successivamente. Io però mi trovo meglio in questo caso, in questo modo, perché tanto avendo messo questa fascetta da qui, vedete, anche facendo forza, il nostro anello del laterale non scappa. Ne metteremo uno per laterale, ovviamente. Una volta terminati i laterali, dobbiamo fare la parte con il termoindurente. Voi potete scegliere se farlo o meno in base a quanto avete lavorato rigidamente la vostra borsa e quanto la volete rigida. Io ho deciso di fare un tentativo perché il termoindurente non l'ho mai usato. Come procedo per calcolare le misure del termoindurente? Io nel mio caso ho deciso di poggiare direttamente il pannello della pochette sopra il termoindurente e con una matita andrò a tracciarmi il contorno. Ma poiché non voglio arrivare fino alla fine del bordo, perché comunque dobbiamo cucire le varie parti, ho deciso di fermarmi quando calcolo la misura col termoindurente in questo punto, cioè tra la fine, diciamo, della lavorazione con i punti nocciolina e la prima riga di maglie basse color giallo che abbiamo lavorato a contorno di tutta la nostra lavorazione. Se vado a prendere un metro, più o meno un centimetro, due centimetri, diciamo un centimetro e mezzo, ecco. Ovviamente prima farò la prova a vedere se combacio come misure, quindi andrò a rifinire con le forbici. Poi farò la stessa cosa con la stoffa. Con la stoffa però questa parte la lascerò perché andrà ad avvolgere la parte finale del termoindurente per essere poi cucita lungo il bordo. Quindi io prenderò il termoindurente e la fodera, li unirò insieme e passerò col ferro da stiro per creare proprio l'effetto del termoindurente e poi lo andremo a cucire sulla nostra pochette. Un passaggio importante ancora prima di andare a preparare il termoindurente è questo: sapete che io ho deciso di utilizzare questo tipo di chiusura. Per quanto riguarda questa, che è la parte, diciamo, alta della mia pochette, ovviamente il gancio andrà all'interno, mentre per quanto riguarda questa parte sappiamo che ci dovrà essere un corrispettivo esterno, ovviamente. Quindi potete andare ad inserirlo già adesso, praticamente si mette come abbiamo messo per i laterali, ora lo metto un po' d'occhio, giusto per farvi vedere. Ecco, diciamo così. Applicate il suo tondino in corrispondenza e poi andate a chiudere le fascettine. Ovviamente questo dovrà corrispondere da questa parte, ma per non avere questa parte qui a vista, perché risulterebbe da questa parte, io andrò a prendere la misura del punto sul mio termoindurente e farò i due fori che corrispondono alle mie fascettine, vedete? Quindi farò due fori, probabilmente in questo punto, e andrò ad applicare questo una volta messa la fodera, passato il ferro da stiro, mi rimarranno i due buchi, io andrò semplicemente ad inserire questo e questa parte rimarrà nascosta perché ovviamente una volta cucito non si vedrà dalla parte bella. Quando passate la fodera e il termoindurente con sopra il ferro, vi consiglio di usare sempre una protezione per il vostro tavolo, sia mai che sbagliate il lato dove c'è la colla e vi ritrovate il termoindurente attaccato al tavolo, quindi mi raccomando, prendete questa precauzione.
Adesso andiamo a mettere, a tagliare bene la misura della mia pochette, poi metterò la fodera e andiamo a stirare il tutto. Sono arrivata quindi al punto in cui devo attaccare fodera e termoindurente. Sulla fodera ho fatto gli stessi fori che ho fatto nel termoindurente per poter poi attaccare la chiusura. Vi consiglio di lasciarvi sempre un po' di spazio, magari mezzo centimetro, un centimetro, su ogni lato, in modo che poi quando andiamo a cucire la fodera ne abbiamo un pochino in più, che è sempre meglio che ritrovarci poi senza. Quindi tagliare si fa sempre in tempo. Come si attacca il termoindurente alla fodera? Non si fa altro che passare il ferro da stiro, io ho usato a temperatura media, e andiamo a stirare letteralmente il termoindurente e la nostra fodera. Ovviamente cercate di tenerlo il più teso possibile in modo da non formare delle grinze e fate attenzione a proteggere il tavolo magari utilizzando un altro panno di tessuto più o meno spesso, perché il calore comunque un minimo trapassa e potrebbe rovinarvi il tavolo di lavoro. Il tipo di termoindurente che sto usando io ha la colla solamente da una parte, quindi non ho paura che mi si attacchi nella parte di sotto, vedete? In questo modo è quasi perfettamente attaccato. Adesso vado a rifinire per bene il bordo e poi passiamo a cucire il nostro pannello di termoindurente più fodera direttamente sulla nostra borsa. A questo punto io ho completato a grandi linee le fodere con il termoindurente. Qui ovviamente devo ancora tagliare un po' di bordo e ho attaccato il mio bottone nel punto dove avevo fatto i vari fori. Come vado a cucire questi pezzi? Vi faccio un esempio con un angolo della nostra pochette. Vedete che io vi ho detto di lasciarvi un pochino di fodera, perché? Perché io vado a fare questo lavoro, mi lascio un pochino di tessuto, chiamiamolo volante, ecco, ora a me non viene precisissimo perché ovviamente non ho gli spilli a portata, però voi lo sistemate così, ovviamente cercando di seguire il senso lungo tutta la pochette, lo fermate con degli spilli magari, adesso ve lo faccio rivedere anche per questo lato, ecco, vedete? Una cosa di questo genere, ovviamente cercate di farlo dritto. Se ad esempio avete la macchina da cucire, una cosa molto bella che potete fare è piegarvi già il tessuto nella posizione giusta e andare a passarlo nella macchina da cucire. La cosa importante a cui dovete stare molto attenti è questa: quando noi andremo a cucire i nostri laterali con il corpo della pochette, ovviamente con il filo andremo a passare tra le maglie marroni della nostra pochette, quindi fate attenzione a non andare a coprire questa parte, quindi non fate mai una cosa di questo tipo, perché sì, il filo passerà, però magari farete un pochino più di fatica. Lasciate abbastanza spazio in modo che l'ago possa agilmente passare tra le varie maglie. Per quanto riguarda il cucire il tessuto al cordino, ovviamente dovete utilizzare un filo che sia il più vicino possibile come colore a quello del tessuto che avete messo. Non dovete far altro che utilizzare un ago qualsiasi, io qui adesso ne ho preso uno un pochino più grande per farvelo vedere, e una volta fissato con gli spilli il pezzo di tessuto con il termoindurente, cosa farete? Andrete a passare con il filo, che ovviamente è sottile, all'interno del cordino, quindi trapasserete, entrerete nella stoffa e lavorerete tutti i vari bordi delle vostre pochette. Una volta attaccati i pezzetti di termoindurente con fodera alle varie parti, andremo a cucire i laterali della pochette, che sarà praticamente terminata, e andremo a vedere come creare la catena con gli anelli in resina. Per andare a cucire i miei laterali non farò altro che utilizzare questo metodo. Entrerò nella maglia esterna, quindi rispetto a noi, vedete, rimane, forse così si vede meglio,
quella diciamo verso l'interno della borsa e andrò a prendere il corrispettivo, ecco fatto in questo modo, del mio angolare della pochette. Al ritorno farò la stessa cosa, solo che passerò diciamo nella parte contraria, cioè vado ad entrare nella costina esterna, quindi quella verso di me del mio angolare, ed entro nella corrispettiva. Praticamente così, vedete, si crea una cucitura quasi invisibile e proseguo così per tutto il lato della mia borsa, ovviamente tralasciando questa parte. Allora, per quanto riguarda la catena, io ho scelto come colori un marrone in tinta con quello che abbiamo utilizzato per la pochette e questo giallo trasparente con macchioline marroni in resina e una catena dorata della stessa tonalità dei ganci laterali che ho applicato alla pochette. Il bello di queste resine è che, vedete, io qui le ho tutte attaccate insieme, ma sono facilmente smontabili in singoli pezzi. Ora vi faccio vedere. Vedete? Basta tirare un pochino e praticamente voi potete staccare i vari pezzi e rimontarli insieme. Quindi io che cosa ho fatto? Ho unito un pezzo marrone a un pezzo giallo con le macchioline. Con l'aiuto di un paio di pinze ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6 anellini, ho aperto il sesto anellino e li ho concatenati insieme per creare un effetto un po' particolare. Vi faccio vedere la parte che ho già realizzato. Io che cosa ho fatto? Ho alternato nero e chiamiamolo trasparente con la catena dorata e poi ho fatto per la parte che va a giro spalla questa alternanza per un certo tot e poi dalla parte opposta ho continuato sempre con questo metodo. Per quanto riguarda l'altezza, prendete più o meno quella che è la misura dalla vostra spalla al punto in cui volete che arrivi la pochette. Ed ecco qui in tutto il suo splendore la nostra pochette terminata. Ho agganciato poi la catena agli anelli e ai laterali e questo è l'effetto finale. Io la trovo veramente bellissima e adatta soprattutto anche durante l'estate o magari per un'occasione importante. Potete fare anche una variante, potete farla marrone con il bordo giallo, abbinare tonalità di colori diversi. Ovviamente abbinate sempre magari una catena con una fantasia più o meno simile. E come sempre i materiali sono di Fata Morgana, che vi saprà indicare colori e alternative molto valide per riprodurre questa splendida pochette. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial. Ci vediamo al prossimo video.